Ecco ragioniere, guardi, c'è il campeggio. Vadi a parcheggiarsi. Vadi, vadi. Sì. Aspetti che adesso trovo un posto. Aspetti, è un po' complicato. Aspetta. Eccoci qua. Perfetto. Basta, Siamo arrivati, basta. ragioniere. Ma visto che meraviglia! Ma qui è proprio il paradiso terrestre. Ah, che Piantiamo la tenda, bello! ragioniere? La tenda? Sì! Pronti! Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Ti attento un attimo. Ecco. Basta fregando male! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire! Tedeschi noi! Se non farai espellere da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano! Prima cosa. Prima cosa, piantare i picchetti. Ai pizzetti, e lei li vada a prendere. A lei i picchetti? Ok. Sì, ce l'ho io, ragioniere. Io tengo le martelli. Ok. Pronto? Quando vuole, vada. Vado. Oh, scusi, ragioniere. Scusi, non urli. Non urli. Ragioniere, ma che fa? Mi ha fatto Stia montare da attento. solo, mi ha fatto montare da solo La il prego, stia picchetto. attento. Mi ha fatto un male incredibile, ragioniere. Deve stare più attento la prossima volta, perché sennò non possiamo andare avanti così. Vabbè dai, ne manca solo uno, dai, pronto? Sì, sono pronto, vada. Però stia Pronto? attento al dito, eh. Ok ragioniere, forza, accende i motori, siamo pronti. Va bene, a Però pompa, a prua. faccia attenzione che è un po' di fetto. Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno. Dalle 6 alle 7 ante lucane. Tutte le altre ore, man mano che si avvicinava al mezzogiorno, erano già occupate da giocatori di casta sempre più elevata, direttori clamorosi, ereditieri, cardinali e figli di tutti questi potenti. Di qua! Ragioniere, sono qua! Da Marte! Vengi, vengi! Ma cosa fa? A momenti sbatteva! Entrando a quell'ora negli spogliatoi del park tennis, vi trovarono tre giocatori rimasti lì dalla sera prima. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vadi, vadi. Si è messo al fresco, vero? No. Ragioniere, batti? No, Mi dà del tu? nel senso, batti lei? Ah, congiuntivo. Andiamo. Boom! Sbam! Ma Come si fa? Ok, non a lo so! Ma che cazzo! Oh! 15-0! Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua! Qua! Ah, perché pensavo che lei fosse... Batto di nuovo? Batta tu! Batti! Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza! Ragioniere! Si arrende? Si ritira? Bene! Yuhu! Manca
mancano 10 secondi. Padre nostro che sei nei cieli, santificato. Oh, alzatevi, deficienti! Rammolliti! Fateli alzare! Andategli addosso! Visto che vi rialzate, ecco, bravi! Forza, su! Andiamo! Ragioniere, sta andando un po' troppo veloce secondo me. No, no. Sta andando tranquillissimo. Andando che più tranquillo non si può. Oh cavolo! Oh cavolo! Ragioniere, che succede? Freni rotti! Che c'è? Figli maschi? Dove lo sposo? Beh, non importa. Cantiamo, su! Ma che ce frega se c'è la storta? La Coppa Cobram era ormai diventata una gara ad eliminazione. Erano rimasti solamente in due per contendersi la vittoria finale con ogni mezzo, anche il più sleale. Vadi più adagio, vadi più adagio, ma prego, vadi più adagio. Non si ferma più, non si ferma più. Guarda, papà è arrivato primo. Sì. Antozzi, venghi. Venghi da questa Filini, parte! Lei. Arrivo, sì. Arrivo, Filini! Venghi, venghi! La stavamo aspettando! Puccettone, finalmente siete arrivate! Sale, Puccetto! Arrivo, aspettatemi! È un po' complicato! Che bello rivedervi, amici miei! Quanto tempo!